L'amore. Una parola. Chi ci vuole capire? Ma come può essere? È una cosa che dici. E ci sta, non ci sta. Non si spiega, ma quello. Come ci è capitato con chi lì? Chi lì? Come ci sarà trovato con quello? Ma perché? Perché? Perché cucì da Ilumon. Da quando Gesù Cristo gli aveva l'umone che cucì? Perché quando Gesù Cristo gli aveva l'umone, gli aveva sempre anche le 12 apostoli e San Pietro che era lo capo, e ci parlava sempre di Gesù Cristo. E gli veniva sempre camminando, e cammina, 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 un giorno arrivettero in mezzo a una cabagna e trovarono un albero di pere. Sotto a questo albero di pere ci stava un guaglione, con la bocca aperta che guardava per l'aria. Allora San Pietro gli ha fatto Gesù Cristo. Lumai. Ma quello invece di cogliersi le pere, perché se ne sta lì con la bocca aperta? Perché, gli ha risposto Gesù Cristo, perché quello non scansa fatiche e aspetta che la pere casca e mocca per se le mangiare. Boh, e seguitarono a camminare, e cammina, 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 a rivettere mezza un'altra campagna. E vedettere, una bella contadinella, ma bella sta contadinella. Era un fiore di gioventù che stava a fare diavolo eterno. Ma belle, belle, talmente belle che San Pietro quando l'ha vista si è ricreato, gli ha fatto a Gesù Cristo, l'umè, una mossa, bella femmina, brava femmina fatiatrice, gli ha trovato proprio una bella sposa. Sì, gli ha detto Gesù Cristo, a sta brava femmina gli demo lo scansa fatiche di prima. Ma perché? Ma non può essere, ma non va buono, ma non è giusto, ma perché? Perché, gli ha detto Gesù Cristo, perché a suo mondo le buone ad aingle malamente, perché due dritte a unite s'accide che vuoi comandare tutte e due, e due matte se morde fame. Perciò a suo mondo le buone ad aingle malamente. Brava gente, io ve le sono contate, ma mo le conte facetevele voi. Insomma, se siete innamorate, se siete accompagnate, se siete sposate della coppia, tra me e te, tra te e me, la questione una è l'ummalamente. Chi è?